Buongiorno a tutti e do il benvenuto a Salvatore Maira. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, che poi tra l'altro è un orario un po' diverso dalle solite dirette, ma in realtà adesso lo spiegheremo anche perché, ecco, perché c'è un piccolo fuso orario. Allora, Salvatore, intanto ti do il benvenuto all'interno di queste piccole interviste, ecco. Vorrei gentilmente che, ecco, che ti presentassi un secondo anche, allora, tu vivi a Nicosia, tra l'altro, quindi adesso Sì, siamo. sì. Beh, Di io cosa ti sono occupi? Salvatore, ho 58 anni, vivo a Nicosia, quasi nel cuore della Sicilia. Io Bello. preferisco chiamarlo Nord Africa più che Sicilia, perché il Bellissimo, contorno bellissimo. si addice tutto. Sono sposato, ho due magnifici figli, uno commercialista pure. Come me, e l'altra è interprete di inglese e francese e in più specializzata in relazioni internazionali. Quindi avrei potuto studiare inglese con lei, ma ho preferito fare da solo e affidarmi a te. Ma lo sappiamo che in famiglia è meglio coltivare le relazioni, perché anch'io. Certo, perché poi mi rimprovera troppo, quindi meglio evitare. Bene. Detto questo, caro Salvatore, allora, tu in realtà, allora, ti faccio questa intervista. Innanzitutto ti faccio i complimenti perché sei uno degli allievi che ha raggiunto veramente un risultato importante all'interno di Inglese Fast del programma All In. Però prima, aspetta, prima di raccontare qualche risultato, eccetera, eccetera, volevo sapere intanto cioè, come ci hai conosciuto attraverso un Guarda, guarda Facebook? Lorenzo, mi Non ci sembra però che conoscevamo, vero? Non avevi no, qualche collega che ha fatto il corso con noi? assolutamente. Io è da una vita che voglio migliorare il mio inglese. Me la cavicchiavo un pochettino, ma dagli studi scolastici è stata solo la mia passione che mi ha portato a. E poi basta che vedevo corsi nuovi, interessanti, io mi infilavo sempre, quantomeno per chiedere le informazioni. Io credo di aver visto la tua pubblicità su Instagram. E proprio tutto questo percorso che tu dicevi in 6 mesi, eccetera, eccetera, ti ho scritto e poi tu mi hai chiamato dove, non so se mi devo fermare oppure posso continuare a parlare. Vai, benissimo, è E quindi interessantissimo. poi mi hai chiamato esponendomi tutto il percorso e tutto il corso. Devo dire che ti fidavo un tantino. Mi ricordo. Non sono disonesto, ero proprio, però io non Sei lo anche so. una persona adulta che ne ha provate tante, quindi comunque è Esattamente, normalissimo. esattamente. Anche Cioè. stanco perché non è più un problema di soldi o di altro, perché uno vorrebbe Certo. fare qualcosa, però quantomeno dire arriviamo ad un obiettivo. E tu mi hai Il tempo, no? detto. La moneta più importante, no? Anche per te, per il tuo è poi il Certo, tempo, certo, l'impegno che devi togliere alla famiglia, alle altre cose, ecco, certo. quindi. Esattamente, esattamente. Tu mi hai detto fidati di me e io devo dire che ti ho risposto mi fido di te, punto. E siamo partiti. Posso chiederti una cosa? Posso chiederti una cosa? Prima di. Quindi di avere la chiamata un pochino con me, ecco. Tu hai detto che avevi avuto qualche altro approccio all'inglese. Che cosa, ecco, come dire, se c'è qualcosa che non ti aveva soddisfatto, che cosa ti è mancato, ecco, che poi dopo magari hai trovato in inglese fast, ecco. Allora, una cosa è la serietà di tutto il gruppo, massima serietà e massima disponibilità. E poi io ne ho provati diversi, come hai detto tu, ma diversi di poca roba, non, però la mia
finalità era sempre quella. Qui invece ho trovato un livello di docenti ma veramente, veramente alto. E in più, dopo, se non mi fai la domanda, te lo aggiungo io, una cosa che vi fa veramente onore. Quindi siete veramente, e non mi hai pagato per questo, molto professionali e molto preparati. Guarda, ti ringrazio tantissimo, perché comunque detto da te, insomma, ecco, ha un valore tantissimo, e detto da te che sei una persona che si è messa in gioco, e tutto quello che hai detto lo hai fatto, hai battuto la maggior parte di studenti di inglese FAST, che già nel programma online è difficile uscire dalle carreggiate, però devo dire che hai avuto un ritmo di apprendimento, di studio, di risultati alto. Quindi, come dire, quando una persona ci fa questi complimenti, che naturalmente giro e gireranno a tutta la squadra, ecco, perché è merito veramente del team, mi fa ancora molto piacere, e hanno molto valore, quindi ti ringrazio davvero, ecco, di questo. Grazie a voi. Quindi, tu da quando tu adesso, noi ci eravamo sentiti, mi ricordo, intorno a giugno, luglio forse era, no? Che c'eravamo sentiti, poi mi sembra che hai iniziato intorno a agosto-settembre, no? Settembre. Ad agosto, essendo poi in ferie, non volevo impegnarmi certo. Di andare ogni settimana. Sì, 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 tu rilassarmi, e quindi abbiamo iniziato, non mi ricordo se è stato uomo di parola, ho detto settembre inizio. Volevo prepararmi psicologicamente. Giusto, ma è giusto, c'è chi vuole iniziare subito e chi dice guarda, io apprezzo tantissimo chi dice guarda, adesso è il mio momento di svago e poi mi metto sotto. E quindi hai iniziato questo percorso, quindi prima con Elisa, giusto, come coach, no? Qui è la all'inizio cosa che sì, c'è stata, sì, che c'è stato contattamento, mi ricordo, che volevo sottolineare per voi, perché mi hai assegnato una docente che era brava, assolutamente, io non voglio discriminare la sua preparazione, però tu ti sei accorto che non era, non seguiva la linea di inglese FAST, quindi me l'hai cambiata, mi hai dato sì. Elisa per me è la più brava del mondo, noi ogni volta facevamo un'ora di ridere, ovviamente ridevamo in inglese, non in italiano. Però è stato veramente un divertimento, grazie ad Elisa ho raggiunto un buon livello, me l'ha detto lei, me l'ha detto Sara, sono autonomo, ancora devo e voglio migliorare, ma la cosa che voglio sottolineare è che tu mi hai permesso di recuperare il tempo, quel mese non perso, non voglio dire che è stato perso, perché non era brava la coach, assolutamente, certo. Aveva un metodo diverso, certo. Quindi sì, sì, certo. Questo infatti, guarda, ti ringrazio per averlo sottolineato, perché come capita dai, in tutti i lavori, alle volte, come dire, capita anche a noi, no? Nelle risorse, infatti proprio per questo abbiamo un controllo, ecco, della qualità dei nostri docenti, che ci permette sempre di aiutare a performare al meglio, ecco, quindi... Ma la serietà che avete avuto di non farmi perdere quel periodo, assolutamente. Che mi ha permesso poi di finire nei termini anche tutto il corso, non... assolutamente, perché è giusto che il cliente non ci deve rimettere il cliente, quindi l'errore, come tutte le cose, quando l'errore può capitare,
però come dico sempre, quando uno fa un errore ci sono tanti modi come dire, per risolvere la situazione e sicuramente il modo più importante non è solamente chiedere scusa, ma è dimostrare con azioni concrete che Ma si io vuole quando poco fa cambiare. ho detto la massima serietà mi riferivo proprio a questo perché poi alla fine abbiamo tutte e due lo stesso obiettivo, che io sia Certo. anche più bravo. Quindi per me l'obiettivo è arrivare alla meta e tu puoi dire se sei arrivato alla meta è anche grazie a me. È Quindi è certo. stata una È un... vincita comune. Ma senti Salvatore, ma a livello pratico ti è capitato poi di approcciarti ecco, con l'inglese, non so, in qualche contesto in questo periodo oppure... Beh, io in questo inverno sono stato in ferie sul Monte Bianco e praticamente lì ho incontrato delle persone che parlavano inglese e ci siamo, a me piace sempre scherzare e ci siamo divertiti un pochettino a scherzare sul vestiario e su altro. Poi faccio parte di un gruppo dove ci sentiamo ogni tanto. Non lo sto seguendo molto perché non voglio confondere le due tipi di scuole, però anche lì ci approcciamo a parlare, poi a casa con mia figlia o con mia nuora che anche ha una scuola privata d'inglese. Vedi, vedi che... Pure. Vedi cosa ho fatto io, vedi? E quindi sì, mi capita, non in maniera proprio normale. Sì, non in maniera cadenzata, però quando capita bisogna essere pronti, ecco, è Ma sempre così quando... quest'estate voglio andare proprio, vediamo, è da tanto Hai tempo che voglio qualche... andare a Edimburgo, vediamo se riesco. Ok. Per fare una challenge e vedere un po' a che livello sono. Beh, ti sei scelto la città, insomma, ecco, bella impegnativa, ecco, con l'inglese. Ma a me le Quindi... sfide piacciono, quindi più difficili sono, più belle sono. Pensa che qua in Asia, il 90% è peggio dell'Italia. Non pensavo fosse possibile trovare, come dire, a livello di inglese peggio dell'Italia, e invece qua in Asia proprio la maggior parte di persone non parla una cicca di inglese, zero, zero, ma proprio neanche il minimo indispensabile. Ecco, quindi è davvero, davvero tosto quando poi, no? Cioè, quando poi, come dire, perché io mi ritrovo tante volte, anch'io in passato non sapevo l'inglese, quindi avevo quella sensazione dove magari vorresti conoscere quella persona, oppure come tu, come te, che sei una persona spigliata, piacevole, immagino che non c'è niente di più bello quando vai in un hotel, incontri delle persone, incontri il fatto di poter chiacchierare. E la stessa cosa, e adesso mi sta capitando praticamente al contrario, dove in realtà mi sembra di essere, cioè, un professore, cioè qua mi tocca parlare per parole chiave praticamente. Eh sì, perché modello italiano, cioè come lo siamo stati tutti, no? Coi gesti, perché veramente non si capisce nulla. Ed è veramente un peccato, no? Perché poi quando fai quel salto, no? Dove poi inizi a parlare, dici, cavolo, ma perché non... Cioè, potremmo fare delle cose belle, potremmo diventare amici, potremmo fare una bella serata, potremmo condividere questo e questo, ed è solo proprio la lingua che ti blocca, ecco. È E vero, quindi, insomma, adesso piano piano arriveremo, no, in Asia sarà difficile che arriveremo, ecco, però, quantomeno in Italia. sceglieremo dei luoghi diversi. Quantomeno in Italia stiamo iniziando a fare un pochino la differenza, ecco. Bene, caro Salvatore, guarda, per me sei stato speciale e ti ringrazio del tempo che hai dedicato insomma, a me e a tutte le persone che guarderanno questa intervista.
Ti auguro davvero in bocca al lupo, ed è stato ed è un piacere avere studenti che si mettono in gioco come te, e noi continueremo a dare il nostro meglio, ecco. Grazie, io mi sento veramente in famiglia con voi. Ora ho una nuova coach, Giulia, che devo dire Giulia che ti mette in riga, eh? sì, l'ho vista, è molto molto preparata, è molto brava, e ho visto che mi metterà in riga, però mi ha detto che se faccio come dice lei mi porterà veramente a ottimi livelli. Stiamo andando adesso a un salto, stiamo facendo un altro salto, Io ne sono come convinto, ma il mio impegno è proprio ogni giorno perché tre sono i motivi, se mi permette di dirli. dire. Certo. Uno è perché ti ho pagato e quindi devo sfruttare tutto quello che mi L'investimento. metti a disposizione, perché altrimenti sarei uno stupido che se pagassi te per nulla. E quindi questa è la. Da buon commercialista, Esattamente, i conti devono tornare devo qua, eh? sfruttare tutto al meglio. Certo, Poi il certo. secondo è perché io proprio mi diverto, studio l'inglese e mi diverto. Io mi piace scherzare, ridere e niente, mi diverto. La terza cosa, che è la più importante, voglio essere di esempio ai miei figli per dimostrare che anche alla mia età, un po' più avanzata, si può reiniziare, si può impegnarsi e si può arrivare agli obiettivi che a quanto pare, come mi diceva Alice, sono stato il primo e l'unico a finire il corso nei 6 mesi. Questo mi fa un È po' vero, di onore è per quanto mi sono impegnato. vero. Quindi Verissimo. grazie a tutti voi e a presto, a presto. No, non mi sbarazzerai subito di me. Sei davvero un esempio come persona, come uomo e veramente come studente. E questo veramente sarai di esempio non solo per i tuoi figli, che sarà la cosa più importante, ma ti assicuro, lo sei stato anche per me e per tante altre persone, lo sarai per tante altre persone. Quindi grazie per il modo in cui ti sei approcciato e stai mettendo in gioco. Un caro saluto, Salvatore, a Anche a presto. te, a presto, ciao, ciao. Ciao.